Sicuramente è un segnale importante che i cittadini e i rappresentanti istituzionali di grandissimo livello come Carmela Rescigno scelgono la Lega. Riprova che il radicamento del partito funziona, ma funziona perché noi siamo espressione di questo territorio, perché noi rappresentiamo donne e uomini di questa nostra Campania che portano avanti valori concreti. Io vi voglio segnalare una cosa importante e ringrazio a nome di tutti quanti noi Matteo Salvini per aver oggi detto che la battaglia sul condono edilizio è una battaglia di civiltà, perché io sono stufo come campano di sentirmi additato di far parte di un popolo di abusivisti che invece sono soltanto vittima di 30 anni di inefficienza amministrativa delle sinistre, che sono vittime della scelta scellerata del PD di non dare il condono in Campania del 2003, che sono vittime di una condizione inaccettabile per la quale una politica sorda non è stata capace di rappresentare i bisogni e le esigenze di 500.000 campani, che chiedono semplicemente di avere lo stesso trattamento degli altri italiani e che il nostro leader nazionale abbia sposato una battaglia che in Consiglio regionale noi abbiamo fatto già trovando sordo ancora una volta De Luca e i suoi che non hanno voluto votare la nostra proposta di aprire su questo fronte un dibattito serio, è il segnale più autentico che esiste chi difende il Sud con le parole nei propri comodi salotti e chi invece il Sud lo rappresenta coi fatti anche se è nato altrove e che su questa differenza ha costruito un grande partito nazionale che oggi si appresta a guidare il paese, nel quale noi campani vogliamo avere lo spazio che merita la terza regione d'Italia per rappresentare gli interessi di 6 milioni e mezzo di cittadini maltrattati da 30 anni di bieco populismo di sinistra e negli ultimi anni di 5 Stelle.